dato iniziale, ci sono volute 1700 generazioni di umani per generare il linguaggio, ci sono volute 300 generazioni di umani per sviluppare, generare e sviluppare la scrittura, ci sono volute 35 generazioni di umani per generare la stampa a caratteri mobili. Dal 1910 al 2000 si è sviluppato tutto il mondo dei nuovi media. Noi abbiamo un grosso problema oggi a livello educativo, che siamo tutti educati in una maniera estremamente obsoleta, ovvero le lotte operaie del fine 800, primo 900, in cui poi Milano, ci dimentichiamo molte volte, è una delle patrie, ha portato all'educazione obbligatoria, e l'educazione obbligatoria è tutta alfabetica. Quindi noi abbiamo studenti che arrivano ogni anno e che non hanno la minima idea di cosa siano i nuovi media, di come si ragioni in questo nuovo mondo. Quindi non riescono a capire concetti oggi attualissimi e centrali come intelligenza collettiva, intelligenza connettiva, che non c'entra niente con i collettivi politici o qualcosa del genere. Quindi questo porta a una problematica che è quella di dover risensorializzare un'intera società, e porta a un'altra problematica che è quella che noi stiamo vivendo una situazione molto critica, perché abbiamo due Italie che stanno andando parallelamente. Ieri ho fatto la mia prima lezione al primo anno di Media Design, e mi dicevano che loro non guardano la televisione, ma non sanno niente della televisione, non guardano nulla. Quindi bisogna anche smettere di continuare a dire: ah, questo programma è per giovani, questa cosa è per giovani. È vero, c'è una massa, c'è un grosso dibattito che è tabù, che non si può parlare, che è il ritorno del volgo. Cioè, il concetto di massa è preso dalla fisica e vuol dire quando c'è un nucleo sufficientemente forte per far accadere qualcosa. Nel 1915 a Paderno Dada, in un grosso industriale milanese, sparava agli operai perché erano in sciopero. A un certo punto gli operai erano troppi, se lui li sparava, sparavano a lui, alla sua famiglia, a tutti quanti. Di conseguenza la massa ha impedito il continuo sviluppo di questo tipo di atteggiamento. Oggi la massa non c'è più, c'è un volgo e poi c'è un'elite. Però in Italia non si può assolutamente parlare di elite. L'elite è colui che vuole capire, e difatti oggi, secondo me, però giustamente è un'ipotesi, sono solo ipotesi, la cultura è un atteggiamento politico, cioè essere consapevole è un atteggiamento politico.